Giannini, Gianni, Giannettini, Giannini Matteo, Mariani, presente, Rovai, presente, Tamarri, presente, Giannettini Gabriele, presente, Poggi, presente, Porri, presente, Stangherini. Allora, tre assenti, otto presenti. Da voi. Buonasera a tutti, grazie a tutti per venuti. Lascio la parola ai consiglieri di minoranza per la discussione sul punto all'ordine del giorno, visto che è un consiglio da loro richiesto. Prego. Saluto il consiglio, i colleghi, i partecipanti e ringrazio la collega Apolli che mi permette di introdurre, sostituisco il capogruppo in questa occasione, perché mi premeva di riallacciare un po' col filo rispetto anche alla discussione che abbiamo avuto nelle comunicazioni nell'ultimo consiglio nel quale anticipavamo questa nostra iniziativa. Siamo arrivati all'approvazione del bilancio previsionale con l'ultima seduta e ci approssimiamo alla conclusione di questo quinquennio amministrativo del nuovo comune di Fabbriche di Vergemoli. Avremo il bilancio che abbiamo discusso ed approvato nella scorsa seduta, sarà l'ultimo che vedrà in un qualche modo una sua attuazione, perché quello che presumibilmente andremo a discutere con la fine di quest'anno per il 2019 sarà un bilancio che verrà messo in attuazione dall'amministrazione, almeno in larga parte dall'amministrazione che ci sostituirà alla guida del comune nella primavera del 2019. Alla luce di questo aspetto tenevamo a offrire la possibilità anche ai cittadini, molto abbiamo discusso noi qua in consiglio dello stato d'avanzamento, delle vicende, della storia, quindi probabilmente non tantissimo si aggiunge per quanto riguarda i colleghi consiglieri, se non l'importante occasione che abbiamo anche di attingere direttamente dalle analisi tecniche predisposte dai progettisti incaricati, che avremo così l'occasione anche e avremo quindi anche l'occasione di confrontarci, però molto questo consiglio comunale ha discusso intorno a questa vicenda. Apprezzabili gli sforzi che sono stati fatti nell'autunno scorso, se non sbaglio con un'assemblea pubblica promossa dalla Giunta al Teatrino di Fabbrica. Eravamo ancora in una fase nella quale la progettazione era ancora in via di definizione. Ritenevamo come gruppo di minoranza che comunque non fosse sufficiente, comunque fosse opportuno lasciare traccia nell'organo supremo di rappresentanza e di guida del comune, che è il consiglio comunale, di un momento di approfondimento, offrendo questa opportunità ai cittadini. Non avevamo l'ambizione di mobilitare, come permettetemi il termine, l'avevo già anticipato ai colleghi consiglieri l'altra volta, non era nei nostri intendimenti quello di promuovere dei consigli comunali che fossero dei passaggi per complicare la vita alla giunta o alla maggioranza. Lo spirito che ci ha mosso è uno spirito assolutamente di servizio e mossi da una profondo senso istituzionale. Per quanto mi riguarda, mi approssimo all'ultimo anno di servizio qua in amministrazione a Fabbriche di Vergemoli e quindi ringrazio anche i colleghi che insieme a me hanno siglato questo tipo di richiesta, Marco Stangherini, Costanza Folli, perché personalmente tenevo anche con
l'impegno e le energie che ho potuto mettere, tenevo a lasciare traccia anche personalmente di un'opportunità da condividere con i cittadini di questo comune, perché il passaggio che abbiamo di fronte è un passaggio decisivo per il giudizio che la comunità darà di questa vicenda amministrativa. La necessità di affrontare e aggredire il problema di un palazzo comunale, che è il simbolo, il luogo, è il cuore dell'attività amministrativa di un ente, è naturalmente un adempimento che coinvolge e che vede a cuore tutti i cittadini che vogliono bene alla propria collettività. E proprio per questo motivo ritenevamo utile promuovere questo tipo di iniziativa. Questo sarà solamente il primo di due consigli comunali aperti alla cittadinanza che abbiamo richiesto. Il motivo potrebbe essere un eccesso di zelo da parte nostra, l'idea che abbiamo avuto e che abbiamo formalizzato di richiedere un consiglio comunale in un orario che potesse essere accessibile ai più ultimi in un orario serale, da tenersi quindi un consiglio qua nel capoluogo di Fabbriche e anche nel capoluogo dell'ex comune di Vergemoli, quindi a Vergemoli, perché in questo gesto simbolico, che in parte è un gesto simbolico ma anche cerca di raggiungere un obiettivo, c'è molto anche del giudizio agrodolce che abbiamo su questo quinquennio. Ce lo siamo detti con grande franchezza nel passato consiglio. Se oggi è ovvio che è una provocazione intellettuale, perché gli strumenti referendari sono strumenti importantissimi e non va assolutamente abusato di questo strumento, specie quando, e lo abbiamo visto anche in occasione della celebrazione del referendum che chiedeva ai cittadini di esprimersi intorno alla modifica di un nome, una cosa che rispetto alla necessità di ricostruire o adeguare sismicamente un municipio, un palazzo comunale, può sembrare banale. Fare referendum quando non c'è la possibilità, come si è poi facilmente sperimentato, di raggiungere l'obiettivo che era nei desiderata di chi vi partecipò, ha poco senso. Dicevo, la mia provocazione intellettuale sarebbe quella di dire: se oggi promuovessimo un referendum per dare un giudizio di soddisfazione intorno all'avvenuta fusione tra i comuni di Fabbriche di Valdico e Vergemoli, sono profondamente convinto, poi mi smentirebbero i fatti, che ci sarebbe un giudizio molto negativo da parte di larga parte della collettività. Lungi da me contestare lo strumento, perché l'opportunità di procedere a fusioni volontarie è uno strumento, non è un fine, e quindi più strumenti sono messi a disposizione da parte dei legislatori nazionali e regionali, meglio è per le tanto bistrattate amministrazioni locali. Il punto centrale è che purtroppo a distanza di 4 anni non si è creato un sentimento, si appare ogni giorno di più che questa fusione è stata una fusione a freddo, fatta, pensata, ma nel quale non c'è stato questo trasporto emotivo, e purtroppo non ho intenzione, non ho voglia oggi di polemizzare su questo aspetto. Mi prendo carico per il mio ruolo di consigliere di consigliere comunale, lascio da parte la minoranza e la maggioranza, però questo consiglio comunale, mettiamola così, evidentemente non ha avuto questa capacità di far maturare un sentimento. Il motivo di richiedere due consigli comunali è quello di tentare di stimolare una discussione intorno, o quantomeno non una discussione, ma dare un'informativa puntuale anche nell'altra nostra metà del cuore, che è l'ex comune di Vergemoli, che
e anche in questo posso essere tranquillamente smentito, perché non ho una percezione del, complessiva e totale naturalmente del, della, del livello d'attenzione che si nutre nell'ex comune di Vergemoli per questa vicenda, che comunque rimane importante perché si parla del palazzo comunale, anche di questo pezzo, parte importante del nostro territorio, del nostro municipio. Questa vicenda così delicata mi appare vissuta con apparente distacco, e anche questo a mio giudizio è termometro di un matrimonio di interesse che non è decollato. Probabilmente in questo anno che abbiamo di fronte non riusciremo a fare questo salto di qualità. Chi ci sostituirà nella primavera del 2019 mi auguro che sia molto più bravo di noi al riguardo, perché credo molto in questo tipo di aspetto. In ogni caso il nostro lavoro, che si approssima alla conclusione, sarà un lavoro nel quale lasceremo traccia di un'opportunità che offriamo ai nostri cittadini. Saranno poi i cittadini a volerla cogliere o meno. L'invito e la proposta che faccio al Consiglio per la gestione dei lavori di questo punto sarebbe quella di chiedere al Sindaco di fare ricostruire un po' la storia, la vicenda del Palazzo Comunale, dalle indagini che sono state commissionate, per poi magari lasciare la parola ai tecnici, così da entrare nel merito del loro lavoro, che poi è stato validato e fatto proprio dalla Giunta, per poi concludere questa presentazione, questa fase diciamo istruttoria di presentazione del lavoro compiuto, anche sull'inquadramento della sostenibilità ad oggi economico-finanziaria del progetto. Dopodiché, ecco, offrire la possibilità, anche come si era richiesto e come sarà sicuramente richiesto, di offrire delucidazioni, chiarimenti o anche raccogliere punti di vista. Ricordare pubblicamente questo appello, ci siamo permessi di promuovere, e mi sembra apparso in maniera più puntuale sul Tirreno di quest'oggi in particolare, si coglie perfettamente. Noi avevamo preparato un comunicato da offrire alla stampa, l'ottimo cronista che ha ripreso questo nostro comunicato ha colto in un suo, ha aggiunto in conclusione un aspetto che è significativo e che declina perfettamente lo spirito. Cioè, in questa partita molti sono stati negli anni i punti di vista differenti, il principale, ripeto, filosofico, ma la forma è anche sostanza, come dicevo, per quello che poi ha rappresentato, che ci ha visto, ci vede molto, molto rammaricati. Su una partita del genere non ci possiamo permettere di perdere tempo, allo stesso tempo non possiamo permetterci di non offrire al massimo e di non costruire una base di condivisione larga sull'operazione che si andrà a compiere con la nostra cittadinanza. È l'auspicio proprio di ripartire almeno da questo appuntamento importante, che è quello della riqualificazione del Palazzo Comunale, per fare ciò che non siamo stati evidentemente in grado di fare in questi anni, provare a fare comunità e far sì che in un piccolo comune c'è la possibilità di poterlo fare molto più che in grandi realtà, di far sì che il Consiglio Comunale, che è una democrazia rappresentativa, è sovrano, sia un cuor solo e un'anima sola con la sua cittadinanza. In questa partita dobbiamo riuscire a raggiungere questo obiettivo, e quindi, ripeto, si rafforza e si
sottolinea ancora una volta lo spirito. Molte volte ci siamo divisi con franchezza e anche penso con lealtà comunque istituzionale. In questa partita qui desideriamo che si riesca a camminare tutti insieme, consiglio comunale, questo è il nostro auspicio, cittadinanza, possibilmente velocemente, perché un segnale dobbiamo riuscire a dare. I tempi stretti sono stretti, ma se vogliamo noi almeno la possibilità di creare un assetto temporaneo stabile che tuteli i servizi, che non sono solamente i servizi importantissimi garantiti dai nostri collaboratori, cioè quindi dai responsabili degli uffici del Palazzo Comunale, ma come ci siamo sempre detti, da tutti i servizi di pubblica utilità ospitati in questo centro servizi che nel tempo è diventato così vitale negli anni. Questo filo dobbiamo fare, dare certezza ai tempi, alla prosecuzione di queste attività e allo stesso tempo l'obiettivo per cui almeno come gruppo di minoranza desideriamo sul quale desideriamo impegnarci è quello di riuscire a vedere un cantiere aperto, prima della primavera del prossimo anno. Bene, ringrazio il consigliere Borghi per fare anche gli altri. Parleremo proprio un pochino più squillante. Allora, prendendo a spunto la richiesta appunto dei consiglieri di una ricostruzione storica, di una visione tecnica dell'operato, la sostenibilità economica del progetto dei tempi, faccio una lieve cronostoria di quanto è interessato questo progetto, questo Palazzo Comunale. Si parte dal 20 novembre del 2008, quando l'amministrazione, il collega Giurlani, sindaco all'epoca, scrisse per la prima volta alla Regione Toscana che, cito testualmente, sono attualmente in corso le verifiche dell'edificio sede municipale, quindi dal 2008 c'erano queste verifiche, che dalle prime indagini sono state evidenziate serie difformità rispetto alle previsioni progettuali, e quindi è risultato da subito palese che vi fosse una differenza nel progetto rispetto a poi al bene realizzato, e che il Comune risultava impossibilitato a rispettare la data di scadenza del bando, che era quello del Polpreo, che scadeva il 20 novembre 2008, e quindi non avrebbe partecipato al bando in oggetto. La presente comunicazione per attestare l'inizio della scoperta del problema, quindi da quella data si può dire punto zero, punto in cui si inizia a sapere che c'è un problema, che si inizia a muovere e a portare a casa i risultati quando si è potuto per risolvere il problema. Il 12 settembre 2009 abbiamo una deliberazione della Giunta dove viene, di nuovo cito, dichiarato che dall'esito dei detti studi effettuati dalle Minerci e Calelli, qua presente, che ringrazio come il geologo Amerino Pironi, per maggior rispetto a tutti i presenti. Quindi già nel 2009 l'ingegnere Ceccarelli, incaricato dalla precedente amministrazione, aveva comunicato lo stato dell'arte, e da qui si è ottenuta una delibera della Giunta che dice che dall'esito dei detti studi risulta che il fabbricato del complesso un comportamento fragile con scarso o nulla riserve di adattamento plastico, e quindi potrebbero produrre danneggiamenti rilevanti anche con sismi di media intensità. Quindi da 12 settembre 2009 la Giunta precedente, non la cito perché non credo che sia interesse, viene certificato il problema di questo immobile, che per dire in parole molto semplici, anche con una brevissima scossa sismica, viene a rischio che sarebbe potuto cadere. Era stimato un lavoro per metterla in sicurezza, per procedere a un miglioramento sismico, non un adeguamento, di circa 380.000 euro. Viene presentato qualche studio da parte dell'ingegnere Ceccarelli, questo lavoro solo per comodità di espressione. Nel 2011, due anni dopo, la Regione Toscana scrive al Comune di Fabbriche di Vali con la cortese attenzione del geologo Antonio Mineati, evidenziando alcune problematiche relativamente all'immobile a quanto era stato scritto, e scrive specificatamente: è pertanto necessaria la revisione degli indici di rischio che attualmente denotano un significativo livello di inadeguatezza delle strutture nei confronti delle azioni sismiche da determinarsi assumendo VN pari a 50 anni.
Tenuto inoltre conto che la suddetta circolare indica come necessaria la messa in atto di provvedimenti, da parte del proprietario nel caso in cui le verifiche statiche siano le verifiche statiche a non essere soddisfatte. Dopo il 2011 abbiamo un buco temporale di circa 3 anni, perché in questi 3 anni non è stata data risposta alla lettera della Regione Toscana, non è stato dato un incarico, non è stato fatto nulla che risultasse agli atti, che comunque permettesse di dire all'amministrazione: abbiamo tutelato le persone che lavoravano in questo edificio, che comunque vi transitavano, penso ai medici che erano sotto, agli infermieri, alle persone normali che ci venivano, o al fatto stesso che durante il famoso problema sismico dell'anno scorso, del 2013, appunto, fu considerato come immobile sicuro questo, quando in realtà, a quello che hanno scritto chi mi ha preceduto, già vi era il pericolo solo per leggerissime scosse sismiche che vi fosse qualcosa che non andava. Personalmente, insieme alla Giunta, siamo venuti a conoscenza di questo problema all'incirca nel Natale del 2014, pochi mesi dopo l'insediamento, e casualmente, lo dico perché l'ho citato più volte, nel senso che noi come amministrazione avevamo mandato agli uffici di creare un fondo per migliorare l'aspetto esteriore degli immobili. A questo punto era palese, come era stato fatto per l'interno del palazzo comunale, volevamo ridipingere il palazzo comunale, e quindi si era chiesto al tecnico di poter coprire le varie tracce. Da lì venivamo informati che non solo non era conveniente coprire le 23 tracce, ma che vi era proprio un problema, perché vi era quella nota famosa del 2011 a cui non era mai stato risposto e che era una certa situazione di pericolosità. Detto questo, pochi giorni dopo, il 31 dicembre 2014, per dire che neanche per l'ultimo dell'anno c'è pace, come giusto che sia, la Regione Toscana informava che stava per uscire un bando sulla sismica. Noi subito, in quegli stessi giorni, abbiamo innanzitutto scritto alla Regione Toscana rispondendo dopo 4 anni alla nota del 2011, e quindi con riferimento alla vostra nota con la presenza si trasmette tutta la documentazione richiesta come dovuto, sapendo che era insufficiente, perché sennò l'avrebbero già fatto, sapevano se fosse stato predisposto qualcosa. Immediatamente abbiamo chiesto un incontro alla Regione Toscana per capire cosa succedeva e qual era la situazione dell'arte, per tutta una serie di mail che non vi leggo solo per comodità. Nel frattempo abbiamo dato l'incarico all'ingegner Ceccarelli di promuovere le indagini sull'immobile, e nel marzo del 2015 l'ingegnere ci ha dato la agibilità dell'immobile, che fino a prima non era ancora presente, in virtù di apposizione di cristi. Cito testualmente: l'agibilità dell'attestazione di idoneità di cui sopra è subordinata alla realizzazione dei sostegni provvisionali della trave 11-16 dell'impalcato di piano terra, nelle more degli interventi che potranno essere programmati per il futuro miglioramento e adeguamento sismico del fabbricato. Soldoni, per avere l'agibilità, cosa che qualsiasi immobile comune ha, abbiamo dovuto mettere 3 clissi in cantina. Ho voluto spostare la dipendente comunale dal proprio ufficio in un altro, perché anche se non vi siamo intervenuti, era particolarmente, mi suggeriva l'ingegnere, particolarmente pericoloso, e quindi come ulteriore tutela rispetto al personale che vi lavorava, abbiamo deciso di chiudere un ufficio all'uso più costante. Di questo si discusse in parte anche nell'interrogazione del 2015, sempre presentata giustamente dalla minoranza. Abbiamo fatto poi, logicamente, come vedete, cerco di essere veloce, un po' di studi tramite l'ingegnere, anche in virtù della possibilità di presentare la domanda sul bando della Regione. Sempre nel 2015, al fine di tutelare l'immobile di fabbrica di Valico, il palazzo comunale di fabbrica di Valico, con dispiacere ma con senso di responsabilità, a mio avviso, e comunque con dovere per il mio ruolo istituzionale, ho chiesto di mettere in vendita il palazzo comunale di Belgemoli. Questo perché l'edificio strategico è comune, è appunto il municipio, essendo un comune fuso, noi avevamo 2 municipi, per evitare che la Regione ci potesse dire, quando noi avremmo presentato domande di finanziamento, avete già un altro immobile strategico, spostatevi, noi l'abbiamo messo in vendita e in questo modo l'abbiamo declassato. Declassandolo, l'unico immobile strategico del comune rimaneva il palazzo in cui attualmente stiamo discutendo. Nel 2016 abbiamo di nuovo fatto tutta una serie di passaggi con la Regione, e vi dico questo per testimoniare anche un lavoro nascosto, come giusto che sia, perché è già detto il lavoro, fatto dall'ingegnere, dal geologo, da tutti noi, con cui si è portata avanti rispetto al genio civile della Regione la discussione su come fare questo benedetto adeguamento. In realtà, in una prima fase
in virtù delle norme preesistenti, la volontà era quella di andare verso un miglioramento, che vuol dire non essere completamente sicuri sotto il profilo sismico, ma abbastanza da potervi permanere. In questo senso, quindi, si era stato studiato di effettuare dei lotti di lavoro, comunque prima una parte, poi un'altra. Spesso, praticamente sempre, ogni volta che si andava alla regione ci veniva evidenziato però che la carenza di saldi che via via venivano fatti non permetteva di considerare come perfette le soluzioni che noi proponevamo. Un concetto anche molto semplice. L'ingegnere giustamente proponeva le sue soluzioni in virtù di quello che si sapeva. In regione si diceva, ma chi ci dice che quello che non sapete convalida i vostri dati? E così siamo andati avanti per un bel po', fino poi ad arrivare al fatto che la normativa è cambiata completamente, ha detto l'adeguamento non è sufficiente, il miglioramento non è sufficiente, vogliamo un adeguamento. Siamo a febbraio del 2017, il bando che doveva uscire, come vi ho detto, era stato proposto nel dicembre del 2014, finalmente dovrebbe uscire. Noi abbiamo dato la caccia per 2 anni, per dire la caccia è il termine corretto, perché sono diventato intimo telefonicamente, quindi mi permetterete la battuta, con i dirigenti regionali, perché si chiamava con abbastanza frequenza per sapere a che punto sera, in modo di essere pronti, e poi vedrete il risultato di essere pronti, sul bando che sarebbe dovuto uscire. Ci è arrivata comunicazione che sarebbe uscito a brevissimo il bando, il 7 di febbraio approvato di giunta il progetto di adeguamento sismico, il 13 di febbraio esce il bando. Partecipiamo al bando in virtù di tutti i viaggi fatti in regione, discussione e quant'altro, ci classifichiamo primi a livello della regione toscana e quindi siamo i primi a livello della regione toscana rispetto al bando sismico. Quindi cosa prevede questo bando sismico? Un rimborso non determinato in virtù di quanto spende un ente, ma in virtù, magari come il tecnico di energia e saprà essere più preciso, in virtù del dimensionamento. Quindi, indipendentemente dalla spesa che noi andremo a sostenere, l'importo che ci viene erogato è proporzionato alla dimensione delle nuove e su quello non se ne poteva uscire, questo è un dato di fatto. Concludo poi su un po' di tempistiche e la copertura finanziaria come richiesto e poi passo la parola ai professionisti. In virtù di questo, noi a giugno, come vi accennavo, a maggio, il 9 maggio, abbiamo avuto notizia che eravamo primi in graduatoria. Come stanno bene i consiglieri, essere primi in graduatoria non vuol dire avere ancora la certezza del finanziamento o comunque la possibilità di spendere, perché ci vuole il decreto. Il decreto è arrivato a settembre, a partire dalla quale è scattato il tempo per avere l'esecutivo e iniziare un cronoprogramma da noi trasmesso alla regione, come previsto dalla normativa, già a giugno, e che prevede quelle date che giustamente mi venivano chieste. Io ve le cito velocissimamente, tenendo presente che noi nella stesura del cronoprogramma abbiamo utilizzato tutto il tempo utile. Questo non vuol dire che dovremo applicarlo in questa tempistica, ma che vuol dire che laddove fossero anche dei ritardi, siamo tutelati dal fatto che veramente abbiamo messo il massimo del tempo consentito dalla Regione Toscana. Detto questo, dalla data di pubblicazione, quindi a settembre, a febbraio di quest'anno, noi dovevamo caricare sul Portos il progetto esecutivo. Portos è il portale del genio civile. Prima di questo passaggio dovevamo passare anche dalla sovrintendenza. Quindi cosa abbiamo fatto per terminare il cronoprogramma? A fine anno abbiamo presentato il progetto informalmente alla popolazione in tutto il territorio comunale, lasciando un mese di tempo per eventuali osservazioni, come si è detto, logicamente avendo uno schema soprattutto sulla parte esterna già abbastanza delineato in virtù delle esigenze tecniche degli uffici. L'abbiamo presentato alla sovrintendenza, che nel mese di dicembre ce l'ha già approvato, l'abbiamo caricato sul genio civile e quindi siamo in attesa della risposta del Portos. La data di affidamento dei lavori, così come previsto dal cronoprogramma della Regione, potrà avvenire entro marzo 2019. La data di affidamento dei lavori potrà avvenire entro aprile 2019. La data di inizio dei lavori entro ottobre 2019. La data di avanzamento entro aprile e giugno 2020. La rendicontazione finale agosto 2020. Come vi accennavo, come potete aver visto anche in realtà dal cronoprogramma delle opere pubbliche, la volontà dell'amministrazione è ben diversa, ma però logicamente siamo stati ben attenti a prendere tutte le possibilità che ci vengono date.
per fare un esempio semplice e anche abbastanza lampante, noi eravamo pronti a trasferirci già dal mese di ottobre, per avviare questo processo, che è stato il problema della farmacia, felicemente risolto col fatto che la farmacista ha ceduto al dottor Mollica e quindi bene o male non c'è più questo problema, però in realtà anche se non era una cosa considerata abbiamo perso 2 mesi di tempo, mi permetto di dire per nulla, perché poi alla fine la cessazione, i trasferimenti potevano essere organizzati anche se vi era la volontà di cedere la farmacia come già risulta ormai palese essere vistata a suo tempo. Noi come intendiamo coprire il costo dell'immobile del nuovo palazzo comunale, che è indicativamente intorno agli 800.000 euro, tanto per darci una misura, e si vede anche quindi la differenza di costo tra i 400.000 euro del 2009 e gli 800 attuali, derivanti anche da un cambio delle normative, da un cambio sotto il profilo geologico del terreno, da un cambio di tipo di opera che deve essere fatto, ma soprattutto dal fatto che non si procede più all'adeguamento ma a una nuova opera. Si procede appunto con questi finanziamenti, ma prima di questo mi scuso, vi faccio un inciso. La volontà dell'abbattimento del palazzo comunale, della creazione di un nuovo edificio, non è di questa amministrazione, ovviamente. Lo dico soprattutto al pubblico presente, la volontà, come vuole, come sa bene chi è dentro me, dentro con me in giunta o la maggioranza, visto che si consigliere, perché se avete preso una volta, era quello di salvaguardare questi immobili, anche per rispetto a coloro che l'hanno costruito. La regione toscana, anche il contributo, comunque è organo sovraordinato rispetto a noi, stabilisce dei criteri chiarissimi rispetto al parametri costi-benefici rispetto alla ristrutturazione. Questi costi, un soldone, poi di nuovo l'ingegnere che lo chiarirà ancora meglio, non potevano essere rispettati, quindi costava di più ristrutturare e fare nuovo, e quindi ciò ha determinato l'abbattimento dell'immobile. Rispetto all'ubicazione, perché si sceglie di rifarlo in questo punto, di nuovo un fatto di legge, nulla di più. In passato, fino a questo nuovo bando, spesso capitava che immobili che potessero non essere idonei sismicamente sotto il profilo di beni strumentali di, appunto, di protezione civile o quant'altro, quindi davvero essere strategici, venivano declassati, come abbiamo fatto con il Palazzo Comunale di Reggiano, e poi venivano utilizzati per altri usi. La nuova normativa non prevede questo, quindi se si vuole il contributo della regione in virtù della necessità di non occupare il nuovo suolo pubblico, l'immobile deve essere abbattuto e ricostruito in loco, quindi c'era poco da fare. Rimane anche la mia opinione personale, che era impensabile di poter dare un immobile dove vi è la metà del freno neanche nei travi, dove non vi sono fondamenti. Noi abbiamo scavato e sono ben lieto quando l'immobile sarà vuoto e non sarà impegnato dagli uffici di far fare un tour a chi vorrà per vedere la schifezza che hanno fatto, perché veramente quando uno ha rubato così tanto merita e chi ha assistito a stare furto venga denigrato da tutti, perché veramente scavare e non trovare fondamenta, aprire un pilastro e non trovare neanche un po' di ferro e pensare che ci hanno vissuto veramente e lavorato tante persone e tanti cristiani non merita, a mio avviso, nessun attenuante. Però questa è la mia opinione personale. Riguardo alla possibilità di coprire i costi dell'immobile, noi abbiamo detto che sono 800.000 euro, come stanno i consiglieri, cerco comunque di specificare per il pubblico qui presente, che ringrazio, la nuova normativa prevede che non si possono fare più impegni se non coperti anche di cassa, quindi direttamente con i soldi, e se non divisi in maniera corretta per annualità. Noi, in virtù del piano delle opere, che avevo scritto qualche scusa, abbiamo diviso per il 2018, 2019 e 2020, considerando nel 2018 un costo di 150.000 euro, nel 2019 un costo di 500.000 euro, quindi lavori per 500.000 euro, e nel 2020 200.000 euro, 150.000 euro, chiedo scusa. Come recuperiamo queste risorse? Allora, siamo stati di nuovo molto prudenziali, perché poi non si sa mai nella vita. Noi siamo arrivati primi come finanziamento in virtù del fatto che siamo stati forse gli unici a inserire nell'opera di ricostruzione un project finance. La Regione Toscana punta molto sui project finance quando vengono fatte opere pubbliche, noi l'abbiamo inserito. Questo significa che una parte degli utili di chi costruirà verranno poi presi dalla ditta che le fa. Scusate, la semplificazione massima, ma mi tornava comodo specificare così. Quindi noi abbiamo considerato per quest'anno i 150.000 euro di bilancio. Abbiamo messo già 100.000 euro nella parte corrente, ricordo che l'avanzo dell'amministrazione è di oltre 100.000 euro. Scelta fatta già l'anno scorso, quello di accantonare queste cifre, proprio per essere certi di avere le risorse quest'anno per fare l'investimento.
300.000 euro nel 2019 verranno dalla regione toscana e 200.000 euro dal codice di finanzi. L'ultima parte, i 150.000 euro, le abbiamo ipotizzate, essendo per il terzo anno, come mutuo. Perché dico ipotizzate? Perché in realtà ci sono altre due forme di finanziamento che già ora abbiamo attivato, e sono una richiesta di finanziamento per l'anno 2018 di 150.000 euro al Ministero dell'Interno e una richiesta alla Fondazione Cassa Risparmio di Lucca per 300.000 euro. Sulla fondazione non ho certezza che ci dia l'intero importo, ma ho speranza che un importo altrettanto importante sia dato, e da questo servirebbe a coprire parte di queste risorse. E poi appena da accennare che la stessa domanda di finanziamento presentato per 150.000 euro per quest'anno, in virtù anche del fondo programma della realizzazione dell'opera, potrà essere presentato ulteriormente nel 2018 e nel 2019 sempre al Ministero. Quindi da testimoniare che vi sono anche altre forme di finanziamento. Però, nel dubbio, essendo poi un momento di transizione, come diceva il consigliere Borghi, quindi fra l'amministrazione e l'altro, non volendo lasciare chiodi, come si vuol dire, noi abbiamo già previsto l'intera copertura dell'opera, di modo che su questo non ci siano dubbi. Sulla partenza dei lavori, io spero quanto prima, dipende poi anche da altre situazioni, porto l'esempio della centrale Telecom. Prima vi ho citato gli atti del Comune, in realtà anche con la Telecom è da più tempo che ci si iscrive, ha già trovato la nuova ubicazione per la loro centrale e sarà sotto l'attuale antenna in località del Ponte Radio per l'agriturismo invernale. Quindi è già stato preso accordo tra Telecom e la proprietà del terreno per questi nuovi immobili e è stata mandata la disdetta del contratto. Di nuovo torno un attimo sulla farmacia e su altri immobili qui presenti. Noi volutamente nell'arco degli anni non abbiamo rinnovato i contratti a scadenza. Che poi qualcuno con fantasia dica che un comodato d'uso si possa rinnovare tacitamente, io lo lascio dire perché la fantasia è un dono di tutti, è giusto che tutti la possano usare, ma in realtà così non è. E questo è un dato di fatto. Telecom, il contratto di scade il 1 gennaio 2019, gli è stata data questa disdetta, è stato già chiarito per iscritto informalmente, perché poi siamo tutti sulla stessa barca, non ci sono sicuramente volontà persecutorie verso Telecom, che laddove non rispetti la scadenza noi chiederemo i danni, perché comunque abbiamo a nostra volta un cronoprogramma. Cosa succede nel frattempo? Io penso che anche se non mi è stato chiesto possa essere interessante sapere come abbiamo intenzione di muoverci. Quindi valisco di nuovo qui. Fino all'ultimo non siamo stati in grado di dare una risposta chiara, anche in virtù del fatto che abbiamo preso la risposta della farmacia. È innegabile, perché essendo per noi, nei fatti e nella sostanza, un bene tutelare, abbiamo pensato di mettere in subordine le necessità dei dipendenti del comunale, che ringrazio per la loro disponibilità, che è stata completa e senza riserve, a favore dell'immobile della farmacia. Detto questo, quindi, la farmacia andrà in virtù di quanto mi ha detto il dottor Modica, che è l'acquirente della farmacia, e proprio in questi giorni ha presentato la pratica al suo, sta facendo gli atti nel caso, presso l'immobile dove prima vi era l'edicola, accanto al distributore di benzina. L'immobile in oggetto è stato oggetto già di discussione con la proprietà da parte mia, abbiamo già concordato un affitto. Tale immobile si è preso in affitto la Sevas, che ricorda essere stata acquistata dal comune, e a sua volta subaffittata la farmacia, in quanto il proprietario gradisce che sia un soggetto sicuro, giustamente, a prendere in affitto l'immobile. Sì, in virtù del fatto che la farmacia andrà lì, e quindi contrariamente a quanto esposto nel mese di ottobre, dove si vedeva lì gli uffici tecnici e dietro in container gli altri uffici, appunto in virtù del fatto che la farmacia va lì, gli studi medici andranno dietro la farmacia stessa e in container, io le chiamo volgarmente container, ma in realtà sono moduli adeguati, sono tre moduli da attaccare una accanto all'altra, è stato fatto vedere già ai dottori, fatti apposta per queste esigenze, ad un costo di circa 30.000 euro, comprese le opere che sono già state inserite in bilancio, in quanto saranno acquistate dal comune perché verranno utilizzate poi anche successivamente come beni di protezione civile. Abbiamo già concordato con la proprietà del terreno anche per appunto posizionare là dietro e vi sono 60 giorni di tempo dal momento in cui vengono ordinate per la redazione. L'idea è verso giugno-luglio, quindi fare il trasloco, ormai avendo perso già qualche mese ne prendiamo qualcuno di più, ma questo poco mi preoccupa perché nel frattempo vi è la volontà
di proseguire con gli incantamenti per la GAP, quindi nulla vieta questo doppio percorso. Gli uffici comunali, come si è già detto, non verranno spostati nella, per la parte da fabbriche di Vallico nella parte aperta al pubblico, e quindi sia io che l'ufficio tecnico che l'anagrafe e l'ufficio ragioneria saranno disponibili nei giorni di apertura presso il locale della Simona, quando il bar della Rinascente, se non sbaglio il nome, con cui si era concordato dove sarebbe dovuto andare la farmacia. Quindi ci siamo scambiati, abbiamo perso un attimo più di tempo per ricambiare, abbiamo fatto il sopralluogo già con la SMAI e altri soggetti al fine di trasportare tutte le linee e quant'altro. Gli archivi comunali verranno trasportati sotto il parcheggio e in località Lezza, nell'immobile della Lezza, che in discussione tra l'altro i punti successivi, la definitiva permuta con l'atto con il quale il comune se ne riappropria. I tempi, ve l'ho detto, saranno in circa 2 anni, nel frattempo gli uffici, quando non saranno aperti al pubblico, saranno a disposizione a Vergevole, come è normale, anche per portare avanti un po' di pratiche, comunque una parte dell'arredo in questo periodo andrà a Vergevole, si risparmia rispetto a noleggiare un container o cercare un nuovo magazzino, questo praticamente è fatto di buon senso. I ragazzi del servizio civile che stiamo assumendo verranno distribuiti sul territorio, quindi in parte rimarranno a fabbriche, in parte le volevo delocalizzare a Gragliano, che erano già 6, si sta discutendo se trasportarle o lasciarle comunque un certo periodo anche a Valico sopra, come mi chiedeva l'assessore, o trasportarle, farle lavorare direttamente sul Fondo Valasco o su Belgiano dove vi sono altre strutture comunali. Questo per darvi un quadro generale, spero esaustivo, della situazione. Io, in virtù di quello che mi è stato chiesto, lascerò la parola, se va bene, ai consiglieri che hanno chiesto questo consiglio, all'ingegnere Ceccarelli e al geologo Ampieroni, per poi dopo lasciare eventualmente la discussione sia al pubblico. Io ricordo che questo è un consiglio aperto, come richiesto dalla minoranza, sia ai consiglieri per eventuale osservazione del caso. Lascio la parola all'ingegnere. Prego, ingegnere, grazie. Buonasera. Dunque, sulla cronistoria mi sembra che il sindaco abbia già puntualmente detto, io posso aggiungere solo che tutto questo progetto è partito con l'ipotesi di migliorare questo fabbricato, quindi usare un coefficiente un coefficiente accettabile, ma non arrivare all'adeguamento. Poi è successo che nel proseguire una campagna di sondaggi, di saggi, si sono palesati effettivamente dei difetti che dal punto di vista strutturale sono piuttosto importanti. Per esempio le staffe nei pilastri, no? Cioè sono stati fatti vari saggi e poi su altri pilastri sono fatte delle indagini con dei cercaferri, degli strumenti, no? Faccio tutto quello che i segni lì sono i ferri e le staffe che sono state trovate. E effettivamente è stata rilevata una carenza sostanziale. E questo è molto importante, perché in condizioni sismiche l'armatura che evita il pilastro di troncarsi, di esplodere, è fondamentale per la sicurezza del fabbricato. E poi anche la qualità del calcestruzzo, ai piani alti risulta abbastanza buona, mentre invece in basso, nella zona vicino al pavimento più in basso, il calcestruzzo era degradato forse dall'umidità, e quindi questi affinamenti di questo progetto portato alla necessità di intervenire con un intervento un po' più robusto, che era l'intervento di adeguamento sismico, cioè con setti che dovevano sostanzialmente accecare le maglie che si formano tra pilastri e travi, no? dei setti cementati. Il problema è che man mano che si andava avanti con la progettazione, che questo importo lievitava, quindi siamo arrivati a un importo alla fine di 490.000 euro che diviso per la superficie lorda del fabbricato fa una cifra di, mi sembra, insomma, che supera però gli 850 euro
a metro quadrato, che è il limite stabilito dalla regione per la convenienza economica alla limonita. Non è che con 950 euro, che con 850 euro metro quadrato si fa un fabbricato nuovo, cioè, non è questo. Il fatto è che se si supera questo livello si ritiene più conveniente spendere di più, spendere magari parecchio di più, il doppio, però avere un fabbricato nuovo che ovviamente ha tutte altre garanzie dal punto di vista strutturale e poi non solo dal punto di vista strutturale ma anche da tutti gli altri aspetti connessi al fabbricato, no? Cioè per esempio l'aspetto termotecnico è fondamentale al giorno, cioè un fabbricato come questo ha delle pareti fatte di forati, la classe energetica, ha delle pareti di forati, di laterizio che sono poco prestanti dal punto di vista termotecnico. E quindi alla fine poi gli impianti. Gli impianti sono impianti che non, anche quelli non sono più, sono un po' obsoleti, non sono più impianti alla pari con la tecnologia, con lo sviluppo tecnologico di ora. E quindi la regione con le direttive di 1.9 diciamo, ha stabilito che se si supera 850 euro al metro quadrato si è più conveniente pensare a ricostruire un fabbricato nuovo. Praticamente se uno pensasse che fosse tipo un project plan, anche se non è un'attività produttiva, se uno deve calcolare l'ammortizzamento dei costi, sia una cosa nuova e più efficiente, probabilmente ne ammortizza anche un po' la spesa, perché consumerà di meno, quindi negli anni avrai meno spese e quindi incasserai di più. Poi si parla di piccole cifre perché non è un'attività produttiva. Se resta un fabbricato così inefficiente, ovviamente è ovvio che anche il rientro economico. Delle eccezioni sul miglioramento per i fabbricati che hanno un valore dal punto di vista del storico e ambientale, no? Allora a quel punto lì, per fare un esempio proprio terra a terra, se uno ha un teatro ha un valore storico che si riconosce e quindi per quel teatro lì si ammette che il coefficiente di sicurezza dal punto di vista strutturale sia minore, cioè si accetta che una struttura di quel genere lì aperta al pubblico possa avere un coefficiente di protezione sismica per esempio 0,6-0,5, mentre invece un edificio che non ha un valore strutturale, che non ha un valore deve essere adeguato dal punto di vista che è sede di protezione civile, deve essere adeguato. Mi scuso per l'interruzione, faccio un ragionamento un pochettino più a pane e salame, perché il paragone con le attività produttive lo faccio anche per il, cioè perché magari parlo per me che sono un po' spicciolo di queste faccende qui, però mi sembra calzante il paragone, più che fare l'ardito paragone con un'attività produttiva, io faccio un ragionamento. Cioè, la regione, no, prova a spiegarla così, poi vediamo. La regione ti offre la possibilità di partecipare all'intervento, neanche a farla apposta sono 300.000 euro, però dice guardate, se dovete stare a ristrutturare il vecchio, con, alla fine si ristruttura sempre il vecchio, si cerca di fare i lavori nel miglior modo possibile, però poi i parametri, gli elementi di garanzia e di certezza rispetto a un eventuale evento sismico non sono raggiungibili gli stessi che in un edificio costruito ex novo. Fra l'altro capita che se l'intervento complessivo della nuova struttura che costa di più è 800.000 euro e 300 te le dà la regione, se io andavo e optavo per la ristrutturazione dell'immobile andavo comunque a spendere 490.000 euro per un fabbricato che non era nuovo, cioè non so se 490 più 300 sono 790, quindi è il solito costo, non so se mi spiego. La regione ti dà 300.000 euro se vai nell'operazione più che gradisce anche la regione, no? Che è quella di una costruzione ex novo, proprio perché il parametro è superiore. Nel caso in cui si
avessimo voluto optare non per chiedere il finanziamento della regione e andare alla ristrutturazione, la regione non ti dava 300.000 euro. Forse non l'ho capito, no? Se la regione ci non ce le dava anche se si faceva la ristrutturazione. Ah, le dava lo stesso? Cioè, ce le dava. Quindi è una scelta, i 300.000 euro arrivavano lo stesso. È una scelta obbligata dal limite di non convenienza tecnico-economica, però la regione... Ma questo è un aspetto invece interessante. Il finanziamento lo stabilisce in base alla volumetria del fabbricato. Allora, questo fabbricato qui ha una volumetria, mi sembra, ora dico una cifra che potrebbe non essere proprio esatta al 100%, siamo su 2.800 metri cubi, una cosa del genere. Di questi 2.800 metri cubi, 2.000 e poco più sono quelli finanziabili, perché... la regione finanzia solo gli interventi su fabbricati che non sono quelli recentissimi, cioè se uno ha fatto un fabbricato, un pezzetto di fabbricato già con la norma del 2008, la regione dice ma per me quello lì doveva essere già adeguato, se hai fatto male sono fatti tuoi e io non ti finanzio. Quindi su questo fabbricato qui c'è un piccolo tassellino che non è fatto male, è l'unico forse che è fatto con la norma del 2008 che è stato escluso dal calcolo, il volume che è un ingressino giù agli studi medici che sta fatto l'acciaio. Poi abbiamo dovuto escludere dal conto del finanziamento la farmacia, perché la farmacia... abbiamo escluso anche un piccolo ampliamento che c'è il lato nord, in questo lato qua, c'è una piccola stanza aggiuntata perché anche quella fatta in epoca che non rientrava nelle ripostruzioni finanziarie. Quello centro sociale. Sì. E poi la farmacia, perché comunque non si. È un fabbricato che non ha una struttura. Una struttura mista, fabbricato che comunque andava e quindi in sostanza questi 2.800 metri cubi sono andati a poco più di 2.000. Per questi 2.000 metri cubi la regione ci dà 150 euro a metro cubo, che fanno quindi poco più che 300.000 euro. Questi 300.000 euro ce le dava sia nei posti di adeguamento sia nell'ipotesi di nuova costruzione, i 300.000 euro della regione si pigliano solo se si fa un volume. Era per fare una domanda, cioè per capire bene, ora ho più chiaro la situazione, perché il sindaco nella relazione, anche qui non c'è vispolemica, però nella relazione che avevamo richiesto ci diceva che la giunta aveva compiuto una valutazione obbligata, è una scelta. No, perché quello è tranquillamente che da difendere i contraddittori, se mi sbaglio, il capo ufficio del genere più fine, giustamente lo spiegare la normativa e quindi le responsabilità che ci sono, dice potete adeguare ma dovete fare un programma di, scusatemi, sì, potete migliorare, ma dovete fare un programma di adeguamento. Alla fine l'immobile deve essere adeguato. Questo aspetto secondo me penso che possa essere di interesse anche l'avevo colto che non era ben comprensibile. Allora, non si poteva adeguare e basta. Cioè, posso adeguare un pezzo oggi, un pezzo domani, ma io nell'arco di 3 anni devo migliorarlo. Questa era, penso di capire che sia la tua domanda. La domanda era più semplice. Nella relazione posso la riformulo. Nella relazione io ho colto un passaggio, poi mi posso essere sbagliato e me ne scuso, dove il sindaco diceva noi come giunta ci siamo trovati, avremmo voluto procedere nella direzione della ristrutturazione, dopodiché ci siamo trovati nell'impossibilità, io in questa impossibilità coglievo il fatto che erroneamente, e me l'ha confermato l'ingegner Ceccarelli, che la regione sulla base di dirigenti regionali, sulla base di loro valutazione, dicono guardate, è l'economicità dell'operazione il principio sul quale noi veniamo incontro, quindi se andate, cioè se abbattere e costruire magari costa di più, però ti garantisce, vi do un incentivo perché si va nella direzione della massima sicurezza,
Se invece, come mi ha corretto giustamente, mi ha specificato l'ingegner Ceccarelli, la regione comunque sulla base dell'intervento di adeguamento sismico di ricostruzione, la cifra dei 300.000 veniva sì, ma non mi sono spiegato io. Riproviamoci. Allora, la regione. La regione, questi 300.000, ce le dà sia che si ristrutturi che se si faccia. Ma ho capito questa cosa. Non devi superare la soglia di non convenienza della tecnica economica, cioè se te ristrutturi e viene fuori una cifra che sei a 700 e quindi la ristrutturazione è andata fuori, andava fuori da questa cifra. Allora però si torna al ragionamento che facevo io prima, pane e salame, cioè se la regione te le dà però non devi superare una determinata cifra per la ristrutturazione, io quella cifra l'andavo a superare e quindi non te le dava più. No, potevi comunque sia... O facevi un intervento parziale. Facevi un intervento meno performante in termini di raggiungimento dell'obiettivo. Che però non è, non è accettabile. Che alla fine si spendeva dei soldi ma non si raggiungeva l'obiettivo massimo. No, ma okay. Il problema di fondo... Che è quello della adeguatezza. Il problema di fondo, e mi fa piacere chiarirlo anche, considerare... Il vulnus che è stato in passato è proprio un adempimento normativo, un adempimento di legge, per cui per anni vi è stata una mancanza grave di questo aspetto. Tant'è vero, io come ho detto già in altre sedi, non tengo per me il peso del dire quello che è successo qua e com'è questa situazione. Perché non è che io mi sono svegliato e io sono più bravo degli altri, voglio, io ho adempiuto un obbligo di legge. Obbligo di legge che mi dice che non è più sufficiente il miglioramento ora, ma ci vuole l'adeguamento. Tutte queste scelte, anche gravose, sono determinate da dei margini estremamente stretti che imponeva la legge. Quindi il discorso, io posso dire questo, forse ho capito il concetto, no? Cioè noi ci potevamo fermare a fare, si fa 300.000 euro di miglioramento, però io comunque dovevo avere un cronoprogramma stretto in cui mi dicevo come arrivava l'adeguamento. Guardate, le mie domande sono proprio nella direzione di fare chiarezza, che in effetti non era chiarissimo questo passaggio, adesso è molto più chiaro. La regione dà un finanziamento, probabilmente con il raggiungimento dell'adeguamento, della ristrutturazione dell'impianto non si raggiungevano determinati standard, perché saremmo dovuti rimanere nel principio dell'economicità. Rimanendo, la dico in politichese, da non tecnico, il principio è l'economicità dell'intervento. Per rimanere in una determinata spesa, pur assegnando 300.000 euro, non si raggiungeva dei livelli, degli standard di adeguatezza dal punto di vista sismico per l'attuale impianto. Quindi, pur spendendo in più e dovendo, ahimè, tante persone saranno affezionate a un immobile costruito nel 1980, inaugurato nel 1980, visto la reazione, però poi capisco che per me la sicurezza di un edificio strategico è assolutamente l'obiettivo da dover raggiungere dal momento in cui ci si mette mano, però è un aspetto che secondo me è importante che sia chiaro. Voglio dare un altro punto di riflessione. Noi abbiamo smesso di fare saggi. In virtù del fatto che si fa un nuovo immobile, non ho avuto motivo di sprecare altre risorse del comune a fare ulteriori saggi. Quando sarà vuoto, magari questa cosa potrà essere fatta per arricchire la relazione che vogliamo mandare. Ma questo vi dice già perché non siamo andati all'adeguamento, perché se già solo con i pochi che abbiamo fatto. Giustamente gli uffici regionali, lo stesso professionista, ci ha spiegato in parole più chiare possibili che era veramente impensabile tra le spese possibili. L'adeguamento sismico, vi lascio immaginare, se proseguiamo a scavare dove vedete, per esempio, indicato, ci siamo fermati per correttezza, questo lo dico ritornando di nuovo, se vogliamo, al fatto che se volevo mandare via qualcuno da questo fabbricato, faceva abbastanza la svelta, perché effettivamente basta cominciare a scavare e poi non c'è stata questa necessità, si è apprezzato tutti di buon senso, che
che ci fa piacere che i servizi rimangano e ci siamo adoperati perché i servizi rimanessero, anche se magari c'è stata un po' di maleducazione da parte di qualcuno, non dico del presente, ma di qualcuno che pensava che io avessi problema a chiudere o a spostare un'attività, magari forse era il caso che pensasse un pochino meglio. Piccolo inciso, è un po' complicata la materia, capisco il consigliere voglia, è complicata per me che lo si vede un bel po' di volte, capisco per voi. Se ci sono domande anche da parte del pubblico, prego. Ho partecipato agli incontri sull'argomento e ancora però non ho capito una cosa, se il computo degli 800.000 euro è stato previsto anche quello che è il costo relativo, visto che comunque mi sembra che l'impianto deve sorgere in questo sito, non ci sono altre possibilità dello smaltimento e della demolizione. Sì. E quanto capire quanto è questa città? È stato valutato in base al prezziario regionale che indica una cosa a voto per pieno. Ora però io il computo medico dietro non c'ho, mi sembra sia un 35.000 euro, 30-35.000 euro. Sembra un pochino. È il prezziario regionale. È la volumetria per un prezzo che lo dà la regione. E comunque voi nell'800.000 euro che dite di realizzazione dell'opera, oltre allo smaltimento, non avete previsto quello che è il costo delle strutture che diceva il sindaco, l'acquisto delle strutture e degli affitti moltiplicati per spostare le attività e quindi prendere le stanze in affitto, salvo imprevisti, poi salvo che tutto rientri nella realizzazione dei 3 anni. Sono in bilancio, nella bilancia a parte quella abbiamo raccontato, no, per specificare, sì. Anche perché questo è il progetto del comune, i costi collaterali noi non li metti nel progetto qua. No, era per sapere se sì, no, no, era per l'insieme, quindi ci sono i 30.000 euro per l'acquisto dei container, ci sono i costi d'affitto, ci sono i costi per lo spostamento degli impianti e più quelli che servono via via, li aggiungeremo se magari come detto male te, ci possono venire fuori degli altri costi più minutagli, come si può dire, un allaccio alla farmacia magari che non sia considerato, o un punto luce, o batte la pesca, quelle sono risorse che tranquillamente mettiamo da bilancio. Ma pensate di andare a spendere per affitti? Per affitti, come ho comunicato, già a ottobre 1.000 euro al mese per il ristorante, il bar da Rinascente, uno spazio sopra che ci lascia, la farmacia viene affittata, poterlo dire anche se poi non mi fa, a 400 euro al mese più IVA, prima era affittata a 350, mi ricordo che per i tempi che fu aperta chiedevano 500 euro. Allora sono lì circa altri 40.000 euro. 30.000. La farmacia non la paghiamo noi. La paghiamo. Quindi noi abbiamo 30.000 euro in bilancio per i container e circa per i container. Prego. E 26.000 euro d'affitto, ma terminiamo la risposta, perché logicamente noi quando abbiamo fatto il bilancio abbiamo considerato a gennaio, in realtà siamo già poi a... Sì, quindi, e è previsto per più anni, nel senso che abbiamo previsto fino al 2019, tutto il 2019, sul 2020 non metto la mano sul fuoco, ma essendo il terzo anno si fa presto all'integrale, perché comunque già da cronoprogramma si vede che sono pochissimi mesi eventualmente in cui si dovrebbe andare. Anche perché nella discussione del cronoprogramma ne abbiamo parlato con il professionista, quindi abbiamo scelto, ha scelto lui, perché poi a parte essere sentito come parte in causa, sono cose che giustamente il tecnico che è capace, lui è di fiducia dell'amministrazione che ha seguito, sul discorso di fare un immobile in acciaio e in cemento, da questo che sono guardato. Mi ha spiegato che. Il cemento che fermiamo un po'. Tra l'altro, mi spiegare, il collega che mi deve sbagliare che sotto il profilo sismico l'acciaio no, però non. Però il cemento armato, noi facciamo il cemento armato, però molto leggero, cioè le pareti, tutte le pareti, sia quelle periferiche che quelle interne, sono tutte a secco, quindi con quelle lastre di cemento con di un centimetro più isolante, quindi sono molto performanti dal punto di vista termotecnico e acustico, e in più sono collegati con una struttura d'acciaio, no? Al centro, per cui sono molto sicure dal punto di vista sismico, cioè tenuto conto che questo è un fabbricato che è in classe 4 di
quindi può diventare, in caso di crisi sismica, per esempio, un rifugio per le persone, giù ci sono gli ambulatori per eventuali persone ferite, insomma. Noi si è visto che nei terremoti recenti tanti danni hanno creati gli elementi non strutturali dei fabbricati, cioè ci sono anche i crolli, tanti danni, tanti feriti, tanti morti che creano i muri di tamponamento, per esempio, oppure i molto soffitti. Quindi è fondamentale. Hanno la stessa importanza della tenuta strutturale gli elementi secondari, e per questo che questo fabbricato qui, cioè, l'ottimo sarebbe stato cemento armato in acciaio, però l'acciaio costava, mi sembra, 60.000 euro, 70.000 euro, ancora di più. Però anche il cemento armato con i criteri delle normative attuali, per cui fabbricato attuale, cioè termato, non ci mette il doppio dell'acciaio che ci metteva 10 anni fa, no? E poi con queste pareti che sono molto resistenti pesano pochissimo, il tetto è di legno in assetto anche quello, quindi non c'è il marmo cemento, non è roba pesa, la copertura è in lamiera del scatino moro, per cui anche quella costa molto poco, pesa molto poco perché a confronto dell'apertura, per cui era fabbricato sostanzialmente molto leggero e molto resistente, per cui si riesce a raggiungere l'obiettivo della classe 4, la protezione 4. Sì. Nel nuovo fabbricato è previsto il ricamento, ribadisco, che fosse bisogno della farmacia, l'ambulatorio, la sala aspetto, il discorso della misericordia, vi è il locale tecnico, l'archivio, e poi i classici uffici un po' per le varie necessità, quindi l'ufficio degli amministratori, l'ufficio tecnico, l'ufficio ragioneria, l'ufficio anagrafe, la sala consiliare e quant'altro. Passo un attimo il progetto, me l'ha chiesto. E poi il progetto è stato affisso. Io vi chiedo una cosa, no? Sì. Proprio perché non capisco, ma è una domanda che vi chiedo sempre, no? Ma tutti i comuni che ci sono tutti a norma antisismica? Purtroppo no. Perché? Prendiamo il comune di Gallicano che è nel centro storico, quello di Valle è nel centro storico, Castiglione, Castelnuovo è nel centro, sono tutti a norma. È la differenza profonda, è il grado di stabilità del mondo. Cioè la differenza fra gli altri comuni che sono più vecchi è che a me non mi entra. Cioè, quanti anni sono che è stato fatto questo comune? Ha perfettamente ragione. No. Lei pensi a casa sua, che fanno le vecchie, no. Ha resistito a tanti. È una domanda che mi faccio. Le facevo un esempio. Da quando è stato fatto, ne è venuti di terremoti e qui. No? Se ne rendono più forti, viene su questo, viene su tutti i nostri paesi, non ci serve più un ente comune. Purtroppo, io la penso così. Quindi, avete pensa. Poi la regione queste cose le deve mettere in sicurezza ed è giusto, e va bene perché deve mettere in sicurezza. Abbiamo una strada da Turi Tecava andare a Vallico sopra, che è una vergogna, tutta senza parapetti, tutta che non è in sicurezza. Questa non la vede nessuno, allora lì non si deve mettere. Sul costruito, no? Costruito in Italia, nei centri storici, c'ha dei coefficienti di sicurezza molto bassi, è inutile girare intorno all'argomento, si sa. Cioè, i fabbricati storici, antichi. Però per questo, non per questo uno deve costruire un fabbricato. Se mi sbaglio, no? Se mi sbaglio, su un fabbricato storico che ha 200 passati anni, si presume che avendo già passato diversi terremoti. No, più che altro il discorso è questo, che il finanziamento, questo finanziamento qui è dedicato agli edifici che occupano, che devono occupare funzioni strategiche in caso di sisma, cioè è un fabbricato importante, un fabbricato che deve avere deve rimanere funzionale anche durante la crisi sismica, cioè qui può essere messo il COC, il centro di protezione civile, o comunque ci deve avere sede quelli che coordineranno
coordinando soccorsi, cioè no, qui un fabbricato che ha una sicurezza. Non ci sono soldi per niente, non c'è più soldi, non c'è più nulla, si sprecano dei soldi, inutilmente. E non si fanno le cose tutte. Avere le idee come le guardi, volevo dire una cosa anche della sicurezza. Me ne puoi dire anche quanto vuoi, tanto resta sempre dalla mia. No, nel senso, rispetto all'appunto che avrei su strutture nuove, perché sicuramente sulle strutture centro storico, il centro storico, ha già detto l'ingegnere, chiaramente, noi viviamo questo conflitto nei nostri paesi, che sono tutti da adeguare, ma si possono adeguare al centro storico a un certo punto. Purtroppo ci sono strutture, questa, ma io ce l'avevo nel mio comune, scuole, fatte non troppo storicamente, fatte negli anni 60, fatte negli anni 70, questo mi dirige che sia 80, che purtroppo hanno le stesse carenze di roba storica. E non possiamo permettere che le strutture pubbliche, cioè le scuole, i palazzi municipali devono essere. Io prima delle strutture pubbliche che già non sono male mettere le strade, perché i figlioli passano anche delle strade. Sicuramente che le strade stanno nelle scuole. Ci stanno più che dentro le scuole. Io volevo significare. No, ma io dico questo. Volevo significare il fatto che ci sono delle strutture che noi pensiamo moderne, tipo quelle fatte negli anni 70 con del cemento armato che non era cemento armato. Che purtroppo hanno le stesse carenze di edifici medievali, nel senso che quindi noi bisogna partire anche dal concetto, ma è detto che quello che no, come non è detto purtroppo che quello che si dice, diciamo intuitivamente, che quello che ha sopportato il modello del 20, dal quale è passato ormai un secolo e tanta roba, dal punto di vista strutturale, non che geologico, può essere un breve, ma strutturale e tanta roba, lo insegnano gli ingegneri, cioè. E non si può dire, ha sopportato tanti terremoti, sopporterà anche il prossimo, perché purtroppo non è così. Poi sui fabbricati moderni, fabbricati antichi, allora all'Aquila, no? C'erano dei fabbricati di cemento armato, no? Che uno lo vedeva e dice, ma bene sti fabbricati. Durante il terremoto sono venuti giù dei piani interni che si fabbricano in cemento armato per delle deficienze nei nodi che sono simili a queste, cioè mancanza di staffature, i nodi sono nodi in croce tra il pilastro e l'Italia, scoppiati, e questi sono collassati giù. Cioè, io ho visto dei fabbricati che la porta finestra all'altezza più o meno del terreno. Sotto c'era di quelle porte basculanti del garage che erano diventati così, perché un piano sparito per via di questi problemi della fragilità dei nodi dei fabbricati di cemento armato. Per cui uno vede un fabbricato di cemento armato e dice, ma il fabbricato di cemento armato è più solido. Non è sempre così, purtroppo. Sempre così davvero, perché qua, ora parlando proprio in maniera semplice, se noi guardiamo le strutture, le vecchie capanne che sono sempre. Avrà mangiato. E quindi ora se ne paga la conseguenza. Ecco, hanno mangiato, E la verità è quella, perché se il ferro non messo, qualcuno si è intascato. Le travi non fatte, qualcuno se l'è intascato, il cemento non messo, qualcuno se l'è intascato. Il problema di fondo è che hanno rubato quando hanno costruito questo immobile. E il problema è lì, perché se l'avessero fatto bene, giustamente dagli anni 80, non si andava a toccare. Il problema è che c'è stato un manuolo che l'ha fatto e qualcuno che non l'ha controllato, e questa è la situazione. Ecco, sì, no, ma questo io, che questa sia la situazione, per l'amor del cielo, però voglio dire, di sismicità, o visto che si affitta, si prende in affitto dal privato, non devono avere i requisiti. No, nei requisiti generali abbiamo verificato. Sono state fatte le ultime opere negli anni 90, quindi la legge ci portava il carteggio prima di fare il contratto, quindi su questo siamo abbastanza sereni. Ma questo non è quello che avevo detto all'assemblea che avevi fatto l'anno. Che è la norma, li varisco. No, ti dicessi che non ci potevi portare gli uffici del comune, la farmacia e gli ambulatori, sì. Tant'è vero, rimangono aperti al pubblico, noi una parte, ma solo per l'apertura al pubblico. Il server del comune, per fare un esempio, mi è portato a Belgiano, voi non ve l'accorgete, ma il cuore, la memoria dell'ente mi è portato un'altra parte. E questa è la parte principale, se mi si consente. No, che qui sono aperti al pubblico, perché se ci mangiano. No, il server. Capito, però gli uffici del comune che vengono spostati. Sono aperti una volta a settimana, due a settimana. Una settimana però sono aperti al pubblico. Sì.
vogliamo lasciare chiudere. È una situazione sicuramente non ottimale, che deriva dal fatto che Fabbrica ha ceduto, il vecchio comune di Fabbrica ha ceduto tutti i suoi beni e quindi non abbiamo ex scuole o quant'altro da recuperare. Vi è la volontà di mantenere qua i servizi e di limitare i danni nella maniera più possibile. E questo è andato di fatto. Mi viene anche un confronto rispetto a come siamo stati questi 4 anni, quindi rispetto a come siamo stati, che si può stare. Questa è la mia opinione, non solo personale, ma anche suffragata dai fatti, ribadisco, perché come ho spiegato a suo tempo a qualcuno, il reato è anche l'omissione di non fare. E dire non ho i soldi, quando poi si vende un immobile, non si sa dove sono finiti i soldi che sono stati ricavati da quella vendita, perché doveva servire per tante cose, poi sono finiti nel bilancio, è una scusa che con me non avrebbe mai letto. Per cui rispetto al passato, e siccome una valutazione qualsiasi giudice fa, premesso che non sono competente in materia, lascio a lui la decisione, mi sento sono alto sereno sotto il profilo morale. Non è la situazione che avrei voluto. Per tenere una farmacia, la farmacia preferisce andare giù, faccio un sacrificio. Detto papale, in maniera estremamente sintetica, perché alla fine cerco di capire quelle che sono le necessità della popolazione e mi piego a ciò. Per quanto riguarda l'archivio che dicevi prima, no? Essendo qualificato un bene culturale, non è necessario un parere della soprintendenza per spostarlo? No, perché non è. Qui almeno non vi è un grosso archivio storico, non mi risulta che vi sia, mentre a Vergenza abbiamo un archivio storico perché è dotato dal 1800 e quant'altro, qui c'è la normale documentazione, se ne è parlato per la sovrintendenza perché a suo tempo fu fatto lo scarto d'archivio, abbiamo visto i volumi che ci sono, i più pregiati li metteremo magari a Vergenza, chiusi nella teca con la rete, che si sono logicamente. Ma si parla di pochi volumi, non ve ne sono tantissimi. No, volevo capire se era necessario il parere sulla sovrintendenza, perché se no è tecnico, se ne abbiamo parlato abbastanza. Premesso che, in virtù del tempo, io vi ricordo che nel momento in cui un immobile diventa inagibile, e qui basta scavare ancora un po', e forse potrebbe succedere, questi problemi vengono aggirati. Qualche altra osservazione, domanda? Beh, non è prevista votazione, se a questo punto, no, se i consiglieri sono soddisfatti. No, se potevo chiedere, ma prima ho capito bene quando è stato detto che verrebbe fatto un progetto di finanza. Project finanza. E questo aspetto si può declinare meglio all'ingegnere, assolutamente. Di solito il project finanza, che erano, in effetti me era rimasta in canna un po' anche a me. Perché per come intendi project financing sono operazioni per cui io costruisco l'ospedale di Lucca, io azienda, dopodiché i parcheggi, faccio un investimento, i parcheggi o un contingente di parcheggi sono a pagamento e io recupero la cifra entro i tanti. E visto subito che noi non facciamo parcheggi. No, nel senso, cioè, per capire come gira questo project financing, cioè, l'azienda l'azienda anticipa le risorse, cioè fa l'intervento e poi il comune acquista l'opera. Il punteggio del bando si pensava all'impianto fotovoltaico. Quindi la questione del fotovoltaico. Cioè, siccome il fotovoltaico è inserito obbligatoriamente per la normativa di ora del sesso degli angeli. Aspensava con l'azienda di fare mettere il fotovoltaico per l'impiantistica, diciamo. Okay. Invece un'altra domanda ce l'avevo anch'io in attesa. No, io non ho capito. Allora, l'azienda che ti monta fotovoltaico sul tetto e non spendi nulla, è un onere di legge fare il fotovoltaico, no? Però se uno se la può far fare anche da un'azienda che poi riscuote in pratica uno faceva una servitù per l'utilizzo del tetto mettendoci il fotovoltaico, cioè in pratica ci sarà una ditta che realizza l'opera, sì. Quindi investendo capitale proprio, sì. Sì. A questo punto come fa a rientrare nell'investimento? In parte verrà compensato con i 200.000 che abbiamo dalla regione? No, quindi sono con i proventi del fotovoltaico. Ma no, la gente fa della regione, che fine fa? Chi fa l'immobile viene retribuito con i soldi del comune. La regione, i soldi della regione devono essere destinati, cioè,
in parte alla costruzione di questo fabbricato, del fabbricato. Quindi verrà fatto un tetto in fotovoltaico? Sì. Ok. Cioè, no, io l'ho capita la segretaria, se poi dopo se andiamo a un caffè ti aspetto. No, l'ho capito, ora ho capito, perché in effetti ero curioso anch'io. L'altro aspetto invece di copertura, è l'ultima domanda che avevo, la copertura economico-finanziaria. Allora, nel piano, mi ero appuntato qua, nel piano triennale abbiamo inserito 150, 500 e... Allora, 150, 500 e 150 nel 2020, nel triennio. In questo momento noi abbiamo risorse per 300.000 euro che sono il finanziamento della Regione Toscana, abbiamo attivato due livelli di richieste che possono essere perpetrati anche negli anni prossimi al Ministero dell'Interno e di finanziamento e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca avendo partecipato al bando. In attesa di queste auspicate risorse abbiamo coperto con fondi bilancio. Penso che possa essere una informazione interessante capire la natura dei fondi di bilancio che coprono la parte 150, come dicevo, cioè se sono parte dell'avanzo accantonato, se c'è un'accensione di mutuo, ecco. No, l'avevo in attesa. L'avevo detto prima, probabilmente velocemente, 100.000 euro sono il bilancio corrente, 50.000 euro dell'avanzo di amministrazione, tenendo presente che l'avanzo di amministrazione è di circa 130.000. Okay. Quindi comunque laddove vi sono fosse delle difficoltà, si la vela delle difficoltà in corso d'opera, noi abbiamo comunque ancora questo bacino che comunque nell'arco dell'anno volevo spendervi altri 80.000 euro. Nel 2019... difficile sempre programmare, però avremo la possibilità di spendere i 300.000 euro della regione, i 200.000 si presume che possano essere assorbiti già da poste di bilancio o... Allora, noi l'abbiamo messe attualmente come la compartecipazione per il project financing, tanto per fare, e lasciando volutamente in fondo i 150.000 euro sperando che di qui al 2020 qualcosa si dà. Ma è sempre che si presenta tre volte, più in realtà con la fondazione del Baisco, abbiamo già parlato, abbiamo iniziato il corso, non l'abbiamo inserito nel programma. Quindi 18 fondi di bilancio e avanzo d'amministrazione, 19 fondi della Regione Toscana e project financing, 2020 presumibilmente 150.000 euro, da vedere, ci penserà chi c'è nel 2020. E comunque presumibilmente o fondi di bilancio o un'accensione anche nell'ipotesi peggiore alla fondazione. E devo dire che a me dispiace mettere tutti i soldi su questo, dovrà ragionare la signora, era più corretto che le cose l'avessero fatta a suo tempo e fatte bene e noi non sprecassimo 800.000 euro così, visto che giustamente mi si evidenzia che non riferisco alla sicurezza stradale. È vero, questi sono 800.000 euro che potevamo mettere da altre parti, se chi è a suo tempo ha fatto fare questi immobili o nel 2009 su ha vigilato su questa cosa fosse intervenuto, perché le normative non erano queste tutte nel 2009, questo capiamo, ma neanche nel 2009 erano queste normative. Quindi, in entrambi i momenti, no, ma anche dopo c'erano anche finanziamenti, anche dopo, esatto, la 730, tutti i comuni della Carfagnana sono stati adeguati sismicamente come la legge. Dopo Marco, il terremoto del 96, a seguito del terremoto del 96, adeguati con quella normativa. È una storia un po' balorda quella del. E poi poteva essere anche questo. È una storia un po' balorda. Negli anni 80, il famoso terremoto dell'85, io ero bambino. Però vi erano comuni come il mio di Barca che era ritenuto comune, era un comune sismico, altri probabilmente fatti che non era considerato, Avergevole abbiamo fatto, a Fosciano abbiamo fatto, a Piede Fosciano si è stato fatto, c'erano delle differenze imbarazzanti, però vi era un'altra cultura, a Razzano è stato fatto, sì. 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 Era giustamente vi era un'altra cultura, era una visione del territorio, era un sismico, era si basava sugli eventi, c'era la finanziamento, sugli studi di
era una cultura diversa. Qui c'era l'architetto Nicola, c'era l'architetto Ferdini della regione Toscana che ci dava un sacco di soldi. Con l'ingegner Ceccarelli siamo stati compartecipi di un bel intervento a casa mia di costruzione di una scuola materna. Lì a Filippo, sì. Erano nel 2004. Sì, ma vabbè, c'è anche 2000 punti. Ho conosciuto Ferrini. Bene. Perché la regione Toscana è tanti anni che finanzia questi progetti. E ora è chiaro che negli ultimi anni c'è stato problemi anche in appunto di vista economico. Vice sindaco. Vado avanti lei. C'è il punto su nessuno. Se non c'è altro passerei al punto successivo. Bene, ringrazio tutti gli ospiti. Si passa al punto numero 2, modifica al piano generale delle opere pubbliche 2018-2020 e piano annuale 2018, variazioni di bilancio. Facciamo delle piccolissime variazioni visto che c'era la possibilità. Chiediamo. Vi ringrazio della presenza. Vi ringrazio di andare. Grazie. Sarà il secondo appuntamento. Al secondo porteremo pasticcini, qualcosa per ringraziarci. Leggevo che qualcosa ci regalerà. Sì, no, tengo presente dell'invito. Andiamo alla consigliera Fonti se ci fa il dolce. Che facciamo insieme. Ciao. Piano triennale, abbiamo fatto delle piccole variazioni. Piccole variazioni al piano triennale delle opere. E nello specifico, in virtù poi di quel lavoro di riordino di alcune pratiche, come è stato il pacchetto di Varico di sopra, lo è stato per il pacchetto di Varese, abbiamo modificato l'importo della realizzazione delle risorse attrezzate per l'autoveicolo del capoluogo, che è arrivato a 230.000 euro. Abbiamo diminuito di 5.000 euro la realizzazione di aree di sosta di Varico di sopra e Stradello. Ricordate, non c'è scritto Stradello, che proprio perché mai abbiamo i conti precisi. Abbiamo alzato di 50.000 euro la messa in sicurezza del palazzo comunale, se vi ricordate, perché abbiamo fatto 90 per 150.000 euro. Infatti allora avevamo messo i previsti prima 100.000 euro di bilancio, abbiamo fatto 90 per 150.000, abbiamo già inseriti perché questo è lì. E queste sono le variazioni rispetto al piano triennale delle opere. Se ci sono delle domande, secondo in votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Astenuti, consiglio approva, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, consiglio approva, all'unanimità. Variazioni di bilancio, vado a vedere quanto sono un po' più piccole. Abbiamo fatto, abbiamo una spesa imprevista per restituzione di tributi comunali non dovuti per 25.000 euro. È una cosa un po' nuova, ma è giusto vedere perché penso che sia anche singolare. Una cosa un po' singolare, praticamente un signore che ha un immobile a Venezia ha pensato a Belgevole invece che a Venezia e quindi gli restituiamo i soldi che abbiamo detto a 25.000 euro, purtroppo. Però sai, Belgevole di Venezia, su peso sera e quindi discorso principale è quello. Abbiamo avuto piccole aggiustamenti, tolto 20.000 euro di interventi di stabilizzazione di sesso nella località del Colle, perché abbiamo il progetto e a quel punto è diventato l'importo preciso. E abbiamo alzato, come è logico, perché abbiamo alzato il finale delle opere, l'area di sosta attrezzata per l'auto e i veicoli nel capoluogo, portata da 230.000 euro. All'equato del parcheggio, vi dico che è stato avviato l'iter di esproprio per il parcheggio, non dico la possibilità delle comunicazioni, l'iter di esproprio per il parcheggio a Varico di sopra. Stiamo preparando l'iter che sarà necessario per il parcheggio di fabbrica. Ci sono domande, sono solo un po' scarne, ma anche vero, se mai alzato con provvisorio. Si pone in votazione, favorevoli,
Contrari, astenuti, un astenuto, il consiglio approva. Vedo che si chiede se è stabilito. Allora, no, praticamente 9 favorevoli, no? No, Passiamo, eliminate le sicurità, favorevoli, contrari, astenuti. Allora, si passa al punto successivo, approvazione del documento strategico, documento di intesa del piano urbano non possibile. Verrebbe velocemente, ma probabilmente più preparato il consigliere Borghi che me. Ambito della Garfagnana, si parla di un accordo tra la provincia e appunto tutti i comuni nell'ambito della mobilità. Per quanto riguarda la Garfagnana, abbiamo l'efficientamento e potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Ulla, la possibilità di sviluppo e ottimizzazione del trasporto pubblico su gomma, un'integrazione per dare le adeguate risposte alle domande di mobilità, sviluppo di sistemi aerei, sviluppo di sistemi di percorsi ciclabili e pedonali, la valutazione di possibili interventi per la riqualificazione delle reti viarie esistenti, il potenziamento orientato al superamento dell'attuale deficit infrastrutturale, la messa in sicurezza della direttrice di fondo valido interessata alla progressiva urbanizzazione delle città. Semplicemente per anticipare, oggi faccio riposare la capogruppo Forli che è mezza influenzata, ma per anticipare il nostro voto favorevole, questo è stato un lavoro al quale ha dedicato buona parte del proprio lavoro, allora consigliere, collega consigliere Renato Conturi, presentato e approvato, se non erro, anche in maniera unanime dal Consiglio provinciale, è una fotografia, non è esaustivo, ecco, è abbastanza ingeneroso, ecco, però è l'immagine delle operazioni che si intendono nel breve, medio, lungo periodo mettere in campo. Ci sono anche molti degli obiettivi che condividiamo trasversalmente da tanti anni, ma diciamo questo documento vuole essere un po' la base di partenza sulla quale si muoveranno in maniera armonica gli enti locali tutti per poter destinare risorse, cercare di intercettare finanziamenti che possano andare nel miglioramento della fruizione degli spostamenti dei cittadini, la mobilità per un territorio periferico, non assolutamente importante, ma periferico, pensando ai principali centri urbani, è un elemento essenziale, quello che ci consente di colmare questo gap, perciò mezzi di locomozione efficienti su rotaia e su gomma che possono consentire di raggiungere i principali centri di erogazione di servizi. Bene, ci sono domande? Si pone in votazione, favorevoli, contrari, astenuti, all'unanimità, eliminate eseguibilità. Si pone in votazione, eliminate eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, consiglio approvare l'unanimità. Si passa al punto successivo, approvazione della ferma dell'edificio sito in località Lezzo, in proprietà dell'Unione del Comune di Maremale, con la totale del Cenestrante in proprietà comunale. Se ne è parlato altre volte, perché ne ha fatto qualche altro. In questo caso appunto c'è una ferma tra il canone dato a suo tempo dal Comune di Fabri Crivallico all'Unione dei Comuni con l'immobile della Lezza, che qua a parità di costo, senza onere aggiuntivi per nessuno dei due, si parla di un valore di circa 23.000 euro, 2004. Per esprimere voto favorevole a questa proposta deliberativa per un duplice motivo, intanto si formalizza con immagino doppia soddisfazione da parte degli enti un atto, ricordo il comodato di uso gratuito che fu siglato al tempo
lavorato in Avola Media Valle del Serchio per l'utilizzo di questo autocarro funzionale ad attività di protezione micro e macro, di protezione civile, per le quali la Media Valle è capofila dei comuni della, di tale comprensorio. Ovvio che si veniva a creare una situazione di imbarazzo, è sopraggiunta con la collocazione del nostro comune all'interno di un altro ente di secondo grado, quindi da una parte, ripeto, soddisfazione per l'immagine da parte dell'Unione dei Comuni della Media Valle, per cui questo mezzo risulta strategico, immagino anche, la esprimo anche per il nostro comune, perché nei desiderati e nel sentimento di molti vedere la riqualificazione della Lezza. Ricordo che uno degli atti che andammo a compiere fu proprio una sorta con l'allora comune di Fabbriche di Valico, una sorta di comodato d'uso gratuito per la Lezza. Sappiamo benissimo, conosciamo l'immobile, che è un'infrastruttura che ha bisogno di interventi di una certa importanza, perché non adeguata dal punto di vista sismico, non vi sono altezze che consentono attività di socializzazione. Rimane comunque una realtà nel cuore della cittadina, che mi auguro che in futuro possa anche essere riqualificata, proprio rafforzando e rilanciando questa missione che ha sempre avuto in passato come luogo di aggregazione sociale. Condivido appieno le parole del collega Poggi. Se ci sono altre domande, osservazioni, pongo in votazione. Favorevole, contrari, astenuti. Consiglio approva all'unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevole, contrari, astenuti. Consiglio approva. Un'unica comunicazione, fa riferimento all'Avalo. Abbiamo avuto comunicazione al Ministero, già l'altra volta si parlò dei colori, vi ricordate? Nello specifico, il colore bianco non può essere usato. Okay? Ho parlato col funzionario, ha detto, vorrei sentire il consiglio prima di stabilire quale altro fare. Di quell'altro colore mi suggeriva, cioè mi diceva che si può fare nero, porpora, rosso, azzurro, verde, campo cielo, ricordandomi che come metallo si può usare solo oro e argento, va bene, precisiamo, e non si può mettere un colore per il centralismo democratico. Io l'ho retta alla capogruppo Folli, lascio scegliere a lei, perché la mia proposta porpora si è adombrata. Mi suggeriva, ma non suggerimento, se si voleva usare lo stesso colore dell'Avalo e quindi il rosso, siccome sono abbastanza speculare, mentre qua sotto rosso. Io ricordo che ci fu un'altra discussione in questo senso. Vedi che lo stato non ci grande, era stato proposto, infatti. Va bene, un po' impattante, però. Azzurro cielo. Allora c'è azzurro, verde e cielo. Campo cielo. La lucina di un colore chiaro, secondo me, dirà un po' di respiro in più, eh. Non ci sta, il bianco non ci sta. Se la vega per campo cielo, che tonalità è? Che tonalità è? Che sia questo, perché io il bianco, voglio dire, come lo stemma là, magari non è bianco, ma è magari il campo cielo. C'era di Londra, c'era l'altro colore. C'era di Londra, c'era che era la Magnolia. Magari un campo cielo. Diventa un po'. Impegnativo. Un po' pesantuccio, paura. Perché mi sono girato? No, bianco non si può. Campo cielo, secondo me. Mi piacerebbe scegliere alla componente femminile che ha più occhio alle signore. Questo è un osso sbiadito, già cominciato a vedere. Che insomma.
Invece abbiamo una responsabilità. Ah, un pennarello sindaco del tuo figliolo. Che quando... Il passo è caldo. Ci vorrà un altro passaggio in consiglio. No, l'abbiamo già provato. Forse sì, ma una cosa che ci interessava, ecco, capire quando programmiamo su Gergemoli per chiudere questo tour. Siccome c'è la pila, è per quello che mi facevo sull'altro. Quando... Noi affidiamo la nostra... Ci sentite con Costanza? Sì, abbiamo fatto questa sera. Io sento la tua, devo sentire la tua, tu mi dico come mi sono sincero. Ci risentiamo. Capocello che è proprio quello che c'è. Io non lo so, non lo so. Così. In ogni caso probabilmente si prenderà un'altra deliberazione e la mettiamo in calce. Al prossimo consiglio. La prova è che al prossimo consiglio se sarà d'accordo. Sì, che sia già la ora c'è il tuo Campocello. Io ve le mando un WhatsApp due o tre prove. Un paio di simulazioni si possono fare. Mi ha detto che non avrei piano, dottoressa Russo. Ma c'è, è molto formale questo aspetto qui, ci sono proprio dei colori della Chiesa. Guarda, fatto i complimenti, perché la fanno, c'è un sacco di cose. Però su questo abbiamo fatto. Comunque non è affiantato, spessamente utilizzato per istituire che ridurre i pezzi, candidi, e poi che non hanno dato il campo. Allora ci fu un'intesa. Se non c'è il campo, c'è il campo, c'è il campo, c'è il campo, come Presidente, se chiude il consiglio vi farò avere degli schemi delle altre proposte e affronteremo anche la questione se ci sono la strada poi grazie.